Ciao ragazze, sono tornata con un altro video. Questo sarà un video tutorial ispirato a Megan Fox. Ho deciso di fare il tutorial su di lei perché ho in ogni evento, in tutte le foto che ho visto, ha sempre dei trucchi semplici ma d'effetto. A volte addirittura soltanto il mascara con qualche bel rossetto e qualche base illuminante perché ho illuminante particolare perché il suo viso è sempre radioso e bellissimo. E ho deciso di realizzare questo trucco qui. Ho cercato di dare il più possibile questa forma agli occhi allungata, tipo gatta, e ho utilizzato un rossetto rosso. Infatti mi dovete scusare, però nell'ultima parte di video sembro quasi una pazza esaurita, tengo anche il rossetto tra i denti, cioè scusatemi veramente, ma cioè, io quando metto il rossetto rosso tengo un'ansia assurda, infatti avevo paura di sbavarmi tutta, di fare una pessima figura in diretta praticamente. Anche perché non sono capace a tagliare video, infatti avevo dimenticato nell'altra stanza la matita, ho dovuto stoppare il video, riniziarlo perché sono andata a prendere la matita praticamente, perché non sono in grado di tagliare i video e quindi tutto largo, quindi avevo paura di fare una bruttissima figura con il rossetto tutto sbavato per il viso e per questo sembra un poco strana a fine video. E allora, in alternativa a chi magari non piace il rossetto rosso o non ce l'ha o preferisce utilizzare qualche altro colore, propongo sia questo qui di Kiko, che è l'88, l'ho comprato tanti anni fa, non so se lo fanno ancora, che tra l'altro ho visto su Google un trucco realizzato con proprio questa tinta di rosso, però non aveva questa sfumatura di questo marroncino arancio molto particolare, ma era semplice, cioè aveva una linea d'eyeliner, il rimmel e questo rossetto qui. Anche perché è bellissima, insomma, anche senza trucco Megan Fox, quindi è quasi inutile che la si trucca. E quindi vi propongo questo rossetto qui, oppure questo, un luce da labbra di questo tipo. Questo qui è della Formar ed è la linea Miracle Super Shine Lip Gloss. Infatti non l'ho fatto vedere nel tutorial, ma l'ho messo al centro delle labbra per dare questo effetto specchiato e l'ho fatto lo stesso trucco messo su tutte le labbra. È davvero bellissimo perché è molto coprente e pieno di glitterini, insomma. E questo qui dovrebbe essere l'M07 perché non ha numero, è un rosso stupendo, non è marrone come può sembrare. E insomma, le mie alternative al rosso fuoco sulle labbra sono queste qui, perché comunque questo trucco richiede un rossetto un poco più strong. Come base ho utilizzato la BB Cream di Essence, perché comunque sono ancora un po' abbronzata, non si vede perché tengo il sole sparafrisciato in faccia, e quindi tutti i fonditinta che ho sono abbastanza chiari e il distacco tra il collo e il viso è notevole. E poi ho utilizzato il correttore di Essence, il 16 ore concealer, il 10 natural beige, sì. E vabbè, poi ho fissato tutto con la cipria. Infatti nel tutorial non ho fatto vedere che mi sono dimenticata, insomma, di far vedere questo passaggio qui, sempre per l'ansia di questo rossetto. Mi dovete perdonare davvero. Ed ho utilizzato la 04 Perfect Beige di Essence, che non vuole finire, è ancora qui. Infatti non muore mai. E niente ragazze, io spero che il look
vi sia piaciuto. Una cosa importante che ricordo anche all'inizio del video sono le sopracciglia, quindi se insomma avete una forma squadrata e belle folte davanti state a cavallo, se invece avete delle sopracciglia un pochettino spennacchiate come le mie bisogna rifarle assolutamente. E io ho utilizzato l'eyeliner marrone, come sapete, ho creato insomma questa forma qui. Alle labbra ho cercato di renderle più polpose possibili, cercando di insomma rendere più grandi le labbra, creandogli una forma un poco più a cuoricino, tipo come le tiene Megan Fox. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora prima di iniziare con il tutorial, una cosa da fare sono le sopracciglia. Io ho cercato di riprendere la forma che ha Megan Fox per insomma rendere più somigliante possibile il trucco. Infatti le sopracciglia di Megan Fox insomma sono una sua caratteristica, bellissime. La forma è ad ali di gabbiano e ho cercato di disegnare anche quella lì, perché ovviamente le mie sopracciglia sfigatelle non hanno quella forma lì, e quindi ho cercato di dare questa forma ad ali di gabbiano. Ho cercato di squadrare il più possibile la parte iniziale delle sopracciglia e di farne un pochettino più spesse come Megan Fox. Per far ciò potete utilizzare qualsiasi cosa, sia degli ombretti che le matite. Io utilizzo sempre il mio solito eyeliner, questo qui della Physian Formula. Ok, detto questo, prendiamo la base, io utilizzo le Love Stage di Essence e la andiamo a mettere su tutta la palpebra. La stendiamo bene. Ecco qui. Poi, per realizzare questo trucco, per illuminare questa prima parte di palpebra mobile vicino al condotto lacrimale, potete utilizzare sia un bianco matte. Io però, per dare un effetto più luminoso, non so se si vede, ho utilizzato questo mono di Essence, questo qui che è uno champagnino, un bianco champagne molto molto glitterato, cioè purtroppo qui sembra bianco, ma è uno champagne chiarissimo, e si chiama Dance All Night ed è lo 02, questo qui, e quindi lo vado a mettere nella prima parte dell'occhio. Però potete utilizzare in alternativa pure un bianco matte così. Io preferisco dare questo effetto più luminoso allo sguardo utilizzando questo ombretto qua. Prendo un pennellino, li ho raggruppati tutti in questa cosettina qua per fare prima. Tutti, cioè non tutti perché non ci vanno, devo vedere come devo fare. E andiamo a mettere questo ombretto, vedete che bell'effetto che dà, molto luminoso. Infatti è la prima volta che l'ho trovato allo stand, devo dire la verità, e l'ho acquistato. Un altro bottino, lo tamponiamo, tanto poi comunque ci andremo a ripassare col bianco su. Ecco qui. Adesso
vado a prendere un miscuglio di questi arancioni. Vado, allora, utilizzo sia questo qui che è abbastanza scuro, che questo arancione qui metto, e vado a mescolare i due colori, creando insomma un color arancione tipo zucca, va? Arancione zucca. Cioè, arancione zucca, sentite queste mie cose, vabbè, non fateci caso, è per farvi capire insomma il colore che dobbiamo andare a creare. Io quell'arancione lì non ce l'ho, quindi ho dovuto mescolare questi due colori qui. E quindi prendiamo questi due colori. E lo andiamo a mettere nella piega, come potete vedere, dell'occhio. Adesso vado a prendere un marrone scuro. Vi faccio vedere insomma il tipo di colore, ve lo prendo da qui. Questo marrone qui, marrone scuro, matte. E prendo un pennello da sfumatura. Secondo tono, dove sei finito? Secondo solo ragazze, eccolo qui, questo tipo di pennellino qua. Vado a prendere questo, il marrone, e vado a creare questi movimenti circolari nella piega, così definiamo anche l'occhio. Prendo un altro po' di colore, sempre marrone, e vado a sfumare in questo modo questi movimenti circolari qui, e poi andiamo a sfumare in questo modo. Quando insomma vediamo che il colore è uguale all'altra parte, finiamo insomma di applicare il marrone. Adesso vado a riprendere il mono di Essence e vado ad applicare un altro po' di bianco. In questo modo. Allora, poi per insomma concludere il trucco dell'occhio, sotto l'arcata sopraccigliare vado ad applicare un bianco matte, questo color panna matte, questo qui. Ecco qua, adesso vado a mettere l'eyeliner e il mascara. Consiglio almeno 5 passate di mascara e torno subito da voi. Rieccomi qui. Allora, volevo farvi vedere i prodotti che ho utilizzato. Come mascara ho utilizzato ovviamente il Pupavamp e come top coat questo qui della Kiko. Come eyeliner ho utilizzato il Black Track di MAC. E ho fatto insomma, ho passato il mascara sia sopra che sotto. Adesso andiamo a prendere
pennellino angolato e andiamo a prelevare un po' di marrone e andiamo a sporcare insomma le cia con il marrone che abbiamo utilizzato per la sfumatura. Poi vado a prendere la matita bianca, un attimo solo, è finita. Torno subito Ecco da qua, qua. l'avevo lasciata nell'altra stanza. Scusate le interruzioni, e la vado a mettere nella rima interna. In questo modo qui. Poi vado a fare tipo un contouring sul viso per, insomma, avere i lineamenti più sottili possibili, come più fini possibili come ce l'ha Megan Fox, e vado a prendere un pennellino sottile sottile e vado ad utilizzare questo marrone scuro della Sun Club. Ne prelevo una quantità minuscola e vado a fare un po' di contouring. Vado a creare insomma questi giochi d'ombra. Vedete? Sembra già più sottile il mio naso. Poi, cosa occorre? Vado a prendere per il trucco del viso un illuminante. E questo, io uso questo qui della The Body Shop e lo vado a mettere un po' qui sul naso, un po' qui sulla scala di Cupido e un poco questa zona qui. Molto molto discreto come illuminante. Lo applico con le mani perché ho notato che con il pennello il prodotto si va un po' a perdere, quindi con le mani, insomma, l'effetto è diverso. Poi vado a prendere questo blush qui della Makeup Academy, questo color pescato, sorrido e lo applico. In questo modo. Poi facciamo un po' di contouring. Prendo un
come pennello, pennellino un poco più grande, e vado a prendere sempre il marrone di prima e vado a fare un po' di contouring. Adesso, in mancanza, insomma, della matita rossa, vado a prendere questa qui e vado a tracciare il contorno delle mie labbra. Prima di fare tutto questo, ovviamente ho applicato un balsamo labbra. Ho scelto da mettere sulle labbra un rossetto rosso fuoco perché ho notato che in parecchi trucchi di Megan è sempre presente, insomma, e anche se è un rossetto un po' difficile da portare perché si rischia, insomma, di sbavare, eccetera, eccetera, è bello, comunque l'effetto è bello, quindi ho deciso di realizzare questo trucco e abbinarci questo rossetto qui. Poi nell'intro vi farò vedere insomma delle alternative che potete avere al rossetto rosso se non vi piace oppure non ce l'avete. Ho cercato di modificare un poco la forma delle mie labbra per far sembrare che le labbra sono più grandi, come insomma c'è la Megan Fox. E il risultato è questo. Ho alzato un pochettino qui, poi prendo questo pennello qua e ho dimenticato di prendere il correttore. Prendo insomma il correttore della Wet n Wild, vado a passarlo sia sotto che ai bordi delle labbra per evitare insomma qualche sbavatura o qualcosa. Ne prendo una minima parte e con un pennellino da correttore vado a tamponarlo. Vado anche all'altro occhio. O per coprire eventuali
tracce, insomma, di trucco, eccetera, eccetera. Ecco qua. Il trucco è finito, io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!